speriamo che sia andato a qualcuno che abbia bisogno e che riscuota il premio. È già il secondo che paghiamo, di una notevole vincita, da 500.000 euro l'altro. Quando è stato l'altro? Diversi anni fa, a Monclieri, nel vecchio negozio. E all'epoca era stato ritirato? Sì, abbiamo saputo da Lottomatica che ci ha inviato il diploma della fortuna. Ci dicono che siamo fortunati, distribuiamo diverse vincite in premi, in gratte vinci, lotto, sopranalotto. Ma una somma così consistente è la prima volta? È la prima volta, in questa entità sì, prima volta che capita un premio così. Si è fatto un'idea di chi potrebbe essere il vincitore? Sicuramente qualcuno che abita nella zona, come può essere chi di passaggio. Ma di solito la tabaccheria è frequentata da chi è della zona? Sì, più della zona che di passaggio. Ok, e più o meno l'età e il lavoro di chi frequenta la tabaccheria così da creare una specie di profilo? Assolutamente, non sono in grado di dare un'idea di chi possa essere stato, ripeto. Okay. Senti, ma per esperienza chi fa una vincita piuttosto ingente si fa vedere, o se si fa vedere si fa anche riconoscere? Non credo, non lo so, non mi è mai successa una cosa del genere. Primo di vincere un milione, di dare la vincita di un milione di euro, e secondo, comunque no. Di solito preferiscono la riservatezza e l'anonimato. Sicuramente sì. E voi cosa sperate, che rimangano anonimi o che si facciano conoscere? Un biglietto basta, ecco, per l'ingente vincita. Biglietto di ringraziamento? Di ringraziamento, sì, nulla di più. Quanti biglietti avete venduto? Non ho idea, della vendita proprio non ho idea. Abbiamo venduto tanti, questo lo so, però il numero all'incirca anche non saprei proprio dare una quantità.